Sì, è un'iniziativa importante perché comunque mettiamo due realtà, la realtà coreana e quella italiana, anzi quella calabrese, a confronto. E oggi la Camera di Commercio ospita un grandissimo e importantissimo buyer della multinazionale Shinsegae, multinazionale coreana, decima azienda in Corea, nonché anche socia della Samsung, quindi si parla di realtà con una società che ha 25 miliardi di capitale sociale, tantissime department store. Oggi è presente il buyer Ho, che ha incontrato 10 imprenditori nel ramo del dolciario e ortofrutticolo e non solo, quindi la conoscenza di queste realtà. Speriamo appunto, e sono anche molto soddisfatti, speriamo appunto di poter concretizzare poi questo primo passaggio con eventuale ulteriore conoscenza, eventuale business. E qui è presente con me Cho. Buongiorno, io sono Cho. Molto piacere. Oggi 업체들 많이 만났는데 그 칼라브리아에서 이제 대표되는 토마토 소스나 꿀 뭐 그 만나면서 진짜 그 신세계 당장이라도 소개하고 싶은 좋은 원재료를 많이 회사를 많이 뵀었습니다. Oggi visto è molto impressionato. Non pensavo così azienda proprio produce prodotto alta qualità. Quindi lui non vedo l'ora di presentare questo prodotti a sua azienda che è nel canale di vendita. 물론 기본적으로 원재료는 정말 훌륭한데 한국 분들 같은 경우는 이걸 직접 요리해 먹는 거를 그 보고 싶어 할 거기 때문에 직접 파스타를 만들 때 예를 들어서 이런 토마토 소스 같은 거를 같이 넣어주면서 이 파스타가 맛있으려면 이 토마토 소스를 쓰시면 됩니다 라는 거를 같이 보여주게 되면 더 잘 팔릴 것 같습니다. Sì, materia prima è proprio ottima, non c'è niente da cambiare, quello di proprio prodotto made in Italy. Però il modo di, per vendere meglio deve conoscere i coreani come si cucina, magari sul posto qualcuno usando questo prodotto fa vedere come si cucina, degustare, posso vendere molto. Poi anche coreani importante confezionatura, confezionamento, deve essere se visibile, packaging. Tira più attenzione, facilmente da vendere, sì. Lui che non è che ha assaggiato tutti i prodotti, però già sughi di pomodoro è ottimo, senza cucinare, degustando così è proprio eccezionale. Quindi possiamo partire da sughi di pomodoro.